Meglio, è una frase di Alex Langer, meglio un anno di trattative che un giorno di guerra. Ed è molto vero, lui si riferiva alle trattative di pace, ma io oggi ci pensavo rispetto alle trattative per il nuovo governo. Allora, abbiamo in corso delle trattative tra il Partito Democratico, Liberi Uguali e il Movimento 5 Stelle e alcuni gruppi delle autonomie per la formazione di un governo. Allora, ci sono delle regole ben precise che definisce la Costituzione molto bene e che il Presidente Mattarella sta interpretando bene. Ha dato un mandato al Presidente incaricato Giuseppe Conte, che sta facendo le trattative con questi partiti per vedere di scrivere un governo e definire un programma e definire un governo, cioè i nomi dei ministri con i quali poi andrà dal Presidente. E se ci sarà il consenso maggioritario nel Parlamento, il governo riceverà l'approvazione, il sostegno, la fiducia e potrà proseguire la legislatura. È un percorso molto chiaro, molto definito. Però è un percorso che non esclude la nostra partecipazione diretta, nostra sia come cittadini che come associazioni. Noi non siamo esclusi, cioè non è questa una questione che si chiude nei palazzi a Montecitorio o a Palazzo Chigi. È un processo del quale tutti possiamo e dobbiamo, secondo me, essere partecipi e propositivi. E allora perché non far partire dal Festival Flumen una offerta di collaborazione, un nostro contributo positivo alla formazione del governo, con una lettera, può essere un comunicato stampa, al Presidente incaricato Conte, ai segretari dei partiti coinvolti, segretari o capi politici come si chiamino, e anche al Presidente Mattarella, in cui noi diciamo: visto che le vostre forze politiche nelle precedenti campagne elettorali e nelle loro dichiarazioni si sono espressi tutti contro gli F-35, perché questo l'ha fatto sia il PD in Parlamento approvando nella scorsa legislatura una mozione che ha ridotto da 131 a 90 gli F-35 e dicendo però vogliamo proseguire. Sia il Movimento 5 Stelle l'ha sempre detto, siamo contrari al progetto F-35. Allora noi potremmo in questa lettera proporre, visto che ci sono difficoltà, trovate un primo importante punto di accordo su questa questione, l'uscita dell'Italia dal programma F-35, che corrisponde a un risparmio effettivo nei prossimi anni di 10 miliardi di euro. Ed è già un primo gruzzolo che noi mettiamo per la formazione di questa manovra finanziaria e di quelle degli anni successivi. Un gruzzolo importante, perché la manovra di cui si sta parlando va dai 10 ai 20 miliardi di euro. 10 noi glieli suggeriamo già e sono cose che voi avete già detto. E quindi noi come Festival Giovanile Flumen e Movimento Non Violento vi richiamiamo a questo e vi diamo questo suggerimento, ma mettetelo fra i primi punti, non in fondo all'elenco, perché è un primo punto dirimente insieme a quello delle spese militari. Questa manovra è difficilissima, però equivale all'intero gruzzolo delle spese militari italiane annuali, che sono 25 miliardi. Vi proponiamo una diminuzione di 2,5, facciamo un decimo. È poca cosa per noi, però dal punto di vista della cifra è una questione importante. Quindi vi abbiamo già recuperato 10 miliardi con gli F-35 e 2,5 con le spese militari, sono 12 miliardi e mezzo. Metteteli come primi punti: uscita dal programma F-35, diminuzione significativa, un decimo, delle spese militari, e terzo, come governo, visto che anche su questo vi siete già espressi nelle scorse legislature, no all'aumento delle spese militari al 2%, che è quello che Trump e la NATO vuole imporre ai paesi della NATO, Italia compreso. Allora questi tre punti, F-35, spese militari e no al 2% della NATO, costituirebbero un programma politico che troverebbe sicuramente un largo consenso nella società, perché noi diciamo tutte queste cifre le spostiamo e le investiamo sui veri bisogni della società,
sulle pensioni per gli anziani che mancano, sugli investimenti per il lavoro giovanile, sulla ricerca, sull'istruzione, sulla costruzione di una difesa civile non militare, non violenta del nostro paese. Vi diamo questo suggerimento, questo è il messaggio che parte da Flumen, questo è il nostro contributo per il nuovo governo italiano di cui tutti sentiamo una grande necessità. Grazie.